Dopo un mese e mezzo a Fuerteventura siamo arrivati a Gran Canaria. Con 1650 km2, Gran Canaria è la terza isola più grande di tutto l'arcipelago, nonché la terza più grande di tutta la Macaronesia, che comprende tutte le Canarie, Capo Verde, le Azzorre e Madeira. Anche Gran Canaria è di origine vulcanica ed è totalmente differente rispetto a tutte le altre isole dell'arcipelago. È quasi un paradiso tropicale in Europa. Infatti, partendo dalla costa e salendo, la vegetazione cambia totalmente. Si parte dalla zona costiera, fatta di spiagge, calette ed è praticamente desertica, fino a salire in quota, dove incontriamo la riserva della biosfera che copre il 40% dell'isola, dove prima è prevalentemente cespuglioso, poi si sale in cima, dove ci sono boschi di pini e palme uniti insieme, fusi insieme. Ma andiamo con ordine. Noi siamo partiti da Puerto de Rosario, Fuerteventura, abbiamo preso un aereo con Canary Fly che con 20 euro, abbiamo portato tre bagagli, due zaini e pure un motoscafo. Tampone e autocertificazione alla mano, siamo arrivati a Las Palmas, prima tappa, Las Canteras, una lunghissima spiaggia che costeggia tutta la capitale, che è nata praticamente un secolo fa. Infatti, fino all'inizio del Novecento, Las Palmas era grande praticamente alla metà, poi il governo ha fatto un'opera titanica, raddoppiando le dimensioni della città. Dopo un rapido bagno ci siamo diretti nel centro dove abbiamo potuto gironzolare per i quartieri più tipici e abbiamo potuto vedere la Cattedrale di Sant'Ana e il quartiere di San Cristobal, un classico barrio di pescatori. Si dice che se tu prendi un canario e lo porti a San Cristobal bendato, lui ti sa riconoscere dov'è. Per due motivi. Il primo, per l'odore di pesce fresco, e il secondo, per il suono unico del mare che si incontra con la spiaggia di sassi di San Cristobal. Purtroppo l'odore non ve lo posso far sentire, ma il suono sì. Ti è piaciuto? Ma Gran Canaria non vieni di certo per il mare, le migliori spiagge sono a Fuerteventura. Qui vieni per la natura incontaminata e i bellissimi paesini. Noi alloggiavamo a Vecindario, nel centro-est dell'isola. Non c'è niente da vedere, però è super strategico per muoverti. Infatti da lì siamo andati ad Agüimes, un affascinante borgo ai piedi del barranco Gaiadeque, un complesso di canyon ricco di vegetazione verde smeraldo che incontra la terra rossa. Ma come si dice, the best is yet to come. Infatti il pomeriggio abbiamo trovato ancora di meglio. Con la macchina ci siamo diretti a Fataga, passando per la Degollada de las Yegas e il barranco di Fataga. Qui il tempo era migliorato moltissimo e la vista sul canyon era da perdere il fiato. La strada porta prima ad Arteara, una necropoli e cimitero aborigeno, e poi a Fataga. Questo fantastico paesino di case bianche, circondato dalle montagne, e l'unico rumore che senti è quello del cinguettio degli uccellini. Finito il giro, siamo rientrati a casa passando per Tunte, attraverso una strada altrettanto bellissima. Come a sud, anche a nord i borghi dell'isola devono essere visitati. Noi abbiamo deciso di vedere Arucas, un paesino con un centro storico ricco di case colorate e la bellissima chiesa di San Giovanni Battista, costruita interamente con materiali del posto dai maestri artigiani. E a due passi dalla cattedrale trovi il giardino botanico della Marchesa de Arucas. Allora, io qui non ho trovato nulla online che me l'ha confermato, però una locale mi ha detto che ad Arucas c'era una signora del posto, la marchesa suppongo, che è diventata ricca possedendo una fonte di acqua potabile e la vendeva a tutti i coltivatori locali. Continuiamo. Da qui, quindi da Arucas, in 20 minuti di macchina si arriva a Teror, un altro borgo fantastico dove c'è la sorgente dell'acqua che vendono sull'isola. Anche qui, case colorate, balconi in legno e la cattedrale, in fase di restauro. Teror è un luogo di pellegrinaggio per tutti i residenti di Gran Canaria, poiché il comune custodisce nella sua basilica la statua della Vergine del Pino. Da Teror si raggiunge con estrema facilità la riserva naturale de Los Tilos. Molto bella, ma la passeggiata fra i boschi ti basta a malapena per sgranchirti le gambe. Da qui, diretti ad Aghete. Ce ne abbiamo parlato molto bene, però al di là del gelato più grande che abbiamo mai mangiato, in realtà non c'è nulla che mi faccia dire è una tappa obbligata. Ma dopo tutto siamo su un'isola, quindi un giro alle spiagge non te lo fai. Le migliori sono tutte a sud. Playa del Inglés, Águila e soprattutto l'immenso parco dunale di Maspalomas. Un complesso dunale immenso che quando parcheggi sembra che il mare sia a due passi, ma per arrivarci ci metti un'eternità. Le spiagge di Maspalomas sono le uniche che posso dire sì, sono belle. Quindi Capatina la Ciarca, una laguna e oasi per molti uccelli.
soprattutto trampolieri, sono quelli con le zampe lunghe. E via verso Mogán, un paesino della costa verso sud-ovest. Qui per andare abbiamo preso la strada provinciale che costeggiava il mare. Sia la spiaggia che il paesino non sono nulla di che, però la vista dalla strada merita il viaggio. Da qui volevamo salire in quota e vedere i laghi della zona della presa della Niñas, ma la strada era interrotta, dovevamo fare un giro assurdo dell'isola e quindi abbiamo bocciato l'idea. Ultimo giorno, Pasqua, pranzone a casa e poi via gita sul tetto dell'isola. Da vicindario ci siamo diretti a Roque Nublo e qui davvero abbiamo potuto apprezzare come cambiava di netto la vegetazione. Piante in fiore, palme e pini insieme, piante grasse e tulipani. Una roba. Primo stop la caldera dello Smarteles. Una formazione profonda circa 80 metri e larga 550, risultato di un'eruzione ragionevolmente esplosiva. Oggi pare che ci coltivano dentro. Proseguendo siamo arrivati a Roque Nublo, una roccia vulcanica alta quasi 70 metri sul picco della montagna, dove la si può aggirare e da retro la vista sulla valle, al tramonto poi, è davvero tanta roba. Qui si vede praticamente tutta l'isola e in più si vede Tenerife all'orizzonte. Poi fine, basta. Il giorno successivo siamo andati all'Isleta, che sarebbe la punta nord di Gran Canaria, per fare un giretto, ma era una roba e potevamo tranquillamente evitarci, e quindi siamo andati in aeroporto per andare a prendere l'aereo per Tenerife.